adesso voglio vedere come fai Zac Efron. Però tu poi fai Zamasu. Perché? Di pancia. Va bene. Bomba ragazzi, benvenuti in una puntata speciale di Scuola di Voce. Perché dici certo, chi c'è? C'è Flavio Aquilone. Ciao ragazzi. Doppiatore storico, e ormai sei l'infanzia di molte persone. So che questa cosa ti colpisce. Esatto, più che altro perché ti fa capire quanto è passato, esatto, no? Quanti anni sono passati. Però uno dice giustamente: che fai Scuola di Voce con Flavio Aquilone? Infatti sarà una puntata speciale. Bomba ragazzi, non skippate, fermi, non è una promo, è un annuncio molto importante che riguarda il canale. Ad aprile partirà un progetto a cui stiamo lavorando da più di un anno. Come sapete se mi seguite da un po', le grandi novità di questo canale non arrivano tutti i giorni, ma quando arrivano sono ben pensate e studiate. E questa probabilmente è la più grande rivoluzione che questo canale vede da tanto, tanto tempo. Di che cosa si tratta? Lo scoprirete nelle prossime settimane. Non perdetevi nessuno dei video del canale, perché ci saranno altri messaggi come questo, in cui vi andrò a svelare che cosa sarà il progetto TMC. Se volete provare a indovinare di cosa si tratta, commentate. Dove sei nato? Quando sei nato? Allora, sono nato a Roma il 21 febbraio del 90. Bell'anno, è ottima annata. Appartieni al mondo del doppiaggio da ancora prima di nascere, no? In un certo senso si può dire così. In un certo senso si può dire. A casa mia si respirava cinema e doppiaggio, anche se poi in realtà solo mia madre del settore, mio padre si occupa di tutt'altro. Però ho iniziato a 4 anni. 4 anni, il tuo primo doppiaggio a 4 anni. Sì. Hai fatto il coniglietto nel film Il Settimo Fratellino. Esattamente. Basta con le chiacchiere! Io non ho paura di niente, neanche di un mostro. Sono il coniglio più coraggioso. Allora, mi ricordo benissimo il film. Diciamo, l'esperienza ho dei ricordi un po' selettivi. Mi ricordo l'emozione di entrare in questa sala. Il cinefono vecchio, quello vabbè, un luogo che adesso non esiste più, però è stata cornice di tanti turni. L'emozione proprio di approcciarsi, no, al leggio per la prima volta. Un mondo nuovo. Sì, un mondo nuovo, mai scoperto prima. E da lì poi sono arrivati tantissimi attori, tantissimi personaggi. Tom Felton, Draco Malfoy in tutta la saga di Harry Potter, Hiccup nella saga di Dragon Trainer, ma hai doppiato anche tanti anime. Sei la voce di Light Yagami, la voce di Genos, di One Punch Man, Rami Malek, il Mr. Robot, Jean dell'Attacco dei Giganti. Però se da casa tua prima di nascere si respirava doppiaggio, adesso a casa tua tuo figlio è nato che ancora si respira doppiaggio, perché la mamma di tuo figlio è Valentina, sì, Favazza, che è una doppiatrice straordinaria, quindi immagino Enea che già parlerà in dizione subito. Enea c'ha 3 anni, quindi ancora. Ma tu hai doppiato a 4. Sì. Quindi siamo lì. Vediamo lui quello che vorrà, certo, fare. Bravo. Giustamente. Non sarò io a instradarlo in questo. Però tu doppi da quando sei bambino, abbiamo detto. Però quando hai capito che quello che facevi in sala sarebbe poi diventato quello che avresti sempre voluto fare poi da grande? La consapevolezza è arrivata più là, verso l'adolescenza. Okay. Intorno ai 14-15 anni. C'è stato anche un periodo intorno ai miei 10-11 dove riuscire a conciliare lo studio e il lavoro era molto molto faticoso. Quindi c'è stato un periodo in cui ho anche rallentato. Ho deciso di fare soltanto certi tipi di prodotti, certo, e lavoravo pochissimo. Intorno ai 15-16 anni ho capito che sarebbe diventato il mestiere della mia vita. Certo. È un lavoro serissimo, è un lavoro molto difficile, però è ancora oggi un gioco e una passione per me. È un bel modo di vivere questo lavoro, è un modo che secondo me serve per affrontarlo. È un modo sano, serve per affrontarlo. All'età delle scuole medie, come reagivano i tuoi compagni al fatto che tu fossi Draco Malfoy? Guarda, allora, io cercavo di tenerlo il più nascosto possibile. Okay. Sono sempre stato molto timido e schivo. Più ero nell'ombra e più ero contento. Neanche alle superiori succedeva questo? No, alle superiori... Perché io credo che verso le superiori è arrivato Zac Efron poi, sì, no? È arrivato, sì, High School Musical. Se non capite che ho investito il 110% di me stesso in questa partita, allora non mi conoscete. Ma pensavamo... Vi dico io cosa pensavo. No, alle superiori poi ho fatto anche un paio di interviste in TV. Questa cosa ha portato, insomma, un po' di notorietà e chiaramente c'era un'attenzione diversa. È stato un percorso comunque di sacrifici, perché quando lavori, immagino, a certi ritmi e devi studiare, sacrificavo molto del mio tempo libero. Ma non diversamente da quello che succede rispetto a una persona che magari ha uno sport a livello agonistico, certo, insomma. Però io ero sempre timidissimo, non ho mai cavalcato questa cosa. Per indole ero estremamente... Non devi fare niente. Sono un uomo impegnato, sono un padre di famiglia. Sì, no, beh, certo. Ti ha aiutato un po' con le ragazzine questa cosa? Ma sicuramente. Ma è arrivato. Sicuramente sì. Uno
ti sente parlare e dice: ma è veramente romano, Flavio? Perché non... Beh, un po' si sente. Un po', dai, la cadenza romana si sente. Che rapporto hai col romanesco, quello vero? Allora, tu considera che a casa mia c'è una valdostana che parla italiano perfetto e un bambino di 3 anni che ancora non parla perfettamente. Quindi a casa mia non si parla romano. Ma a casa dei miei genitori, mia madre mi ha sempre corretto il romano. Ogni volta che sentiva un'inflessione dialettale, mi diceva: no, devi parlare in italiano. Quindi, diciamo, c'è stata un'attenzione. C'è stata, quindi. Sì, ma io quando mi arrabbio parlo proprio romano stretto. Romano stretto. Sì, sì, sì. In certi vocali, soprattutto, che riascolto certi vocali di WhatsApp e dico: Dio. A me piacerebbe invece sentire Flavio quello di Roma. Lo so che se io ti immagino mi al mercato. Questa cosa che disimpariamo a usare la dizione. Esatto. Interessante. Perché noi ne abbiamo la padronanza, ma molte volte ci dimentichiamo chi siamo realmente. Ci sta. Per esempio, tu vai al mercato, no? Sì. Buongiorno. Gradirei 2 chili di quelle pere belle grosse. Sì. E non faccia come fa di solito, che mi dà lo scarto. Ok. Come verrebbe? Dal vero Flavio. Dal vero Flavio. Guarda, per favore, mi dai quelle 2 pere lì, però no, quelle che sono proprio brutte e si vede. Quelle 2, quelle, brava, quelle là. Così. Di cuore. Tipo, immagina un litigio per strada, no? Manigoldo! La precedenza in questo incrocio era la mia. Ora scendo dall'automobile e le accomodo il viso al terreno. Io la direi così, nel senso, come l'hai detto. Lui la direbbe esattamente così. È successo così. Recentemente, bellissimo. Cioè, lui ha tirato giù il finestrino. Oh, ma che l'hai visto? Così. Io stavo là a fare. Guardi, lei forse non si è reso conto che mi ha sorpassato. Ero tutto elegante, tutto fine. Però alla fine ho vinto io, perché lui non sapeva più che cosa dire, quindi. Ha fatto un gestaccio, ha tirato su il finestrino e... A me una volta uno mi stava mettendo sotto e svoltando, io ero sulle strisce pedonali, questo ha svoltato velocissimo, gli ho tirato un accidente, si è fermato, ha abbassato il finestrino, ha tirato fuori la testa e ha fatto: se ne eri grosso scendevo! Io guardo e ho fatto: rallenta vicino alle strisce, perché mi aveva fatto un complimento, mi aveva fatto... Una terza situazione, immagina un appuntamento, tu a lei davanti a te. Perché? Sei molto più bella dal vivo, complimenti alla tua creatrice. Ammazza, oh, dal vivo sei proprio una bomba, te lo devo dire, complimenti a mamma, davvero, cioè, ha fatto proprio un ottimo lavoro. Vedi, per quanto io cerchi lo sguaiato, ha fatto un ottimo lavoro. C'è sempre della regalità. E guarda che il romano è molto elegante, da sentire, no? Anche i complimenti. Sì, io lo trovo molto romantico. Romano è romantico. Romantico, poi magari sbaglio, A Milano hanno il milantico. Milantico. Com'è il milantico? Uè, figa. Basta, è finito. Quello due però, certo. Breve. Poi parla Claudio che è saldo. Eia. Tutto si riassume con fega, eia, au. Uè. Cioè, ogni regione si riassume con una sigla. Minchia. Cioè, tu basta che dici una... Me. Belin. Cioè, hai un termine. Fava. No? Tu lo sai che io ho sangue calabro nelle mie vene. Sangue calabro. Sì, sono nato a Roma, però di origine calabrese. Da parte di papà. Di papà. Sì, mia nonna era calabrese e ho tutto un ramo di calabresi. Ok, però non hai assimilato niente a livello vocale. Poco. Ci sono delle espressioni che mia nonna diceva. Tipo? No, non si possono proprio dire. Non si possono proprio dire. Ragazzi, tutti mi dicono: Maurizio, come fai a essere così creativo? Dove prendi tutta la tua creatività? Perché io, ragazzi, uso la creatina, che voi potete trovare tranquillamente su Prozis. Ci sono tanti tipi di creatina in polvere. La creatina non serve a essere creativi, serve a essere grossi. Bene, se volete diventare grossi e creativi, prendete la creatina su Prozis. Col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti del sito. C'è un grande aneddoto raccontato da un grande romano, da Gigi Proietti, ma io vorrei sentire la tua versione di questo aneddoto. No, vabbè, ma dai, il paragone è proprio infelice. Non è un paragone. Però stiamo parlando di una colonna portante. Non... Stiamo parlando della romanità. Dell'Olimpo. Non sarò mai all'altezza di questa cosa, ragazzi. Però io vorrei una cosa mediocre. Ma la faccio. Trovassi dentro di te un po' di pancia. Perché? In una classe di scuola sarza un coatto per raccontare una storia. E il cavaliere bianco e il cavaliere nero fanno a duello. E il cavaliere nero ammazza il cavaliere bianco. Mo, il cavaliere bianco c'ha 3 figli. Tutti e 3 sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero l'ammazza tutte e 3. Mo, sti 3 figli c'avevano 3 figli per uno. Tutti e 9 sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero l'ammazza tutti e 9. Mo, sti 9 figli c'avevano 3 figli per uno. Tutti e 27 sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero l'ammazza tutti e 27. Mo, sti 27 figli c'avevano 3 figli per uno. Vabbè, abbiamo capito.
dice il professore. Abbiamo capito, dici la morale della storia. Vabbè, la morale è che al Cavaliere Nero non gli devi cagarca. Oh, bello. Bello fatto da lui, dai. È una meravigliosa libera interpretazione. Però vedi, è uscito molto più romano qui. Ti è piaciuto? Perché il testo si presta. Beh, più che altro con un testo è più semplice. Con un testo o con lo studio? È chiaro che una lettura non sarà mai come un percorso. Un percorso di studio, di approfondimento sul dialetto, che si possono imparare tutti i dialetti. Certo, alcuni ce li hai. Diciamo che la credibilità del dialetto sta nel viverlo. Però qui si sentiva che era genuino. Sì. Sì, dai. Lo vale. Bello, bello. Pubblico, applauso, favore. Grazie. Sentire perché, per favore. Non so. Adoro fare queste cose, Maurizio, io ti ringrazio per davvero. E a proposito, sempre alla luce con queste sfide meravigliose. Esatto. Ma c'è invece una voce, un tuo personaggio che senti veramente tuo, che anche quando parli in modo naturale esce, ti appartiene? Allora, forse quello che esce più spesso nella vita è Hiccup. Un po' per timidezza, un po' per goffaggine, vari aspetti. Anche però il tipo di crescita emotiva che ha avuto, no? Di maturità che ha raggiunto nei capitoli successivi. Quindi forse lui è quello che più è simile a Flavio. Mentre il mio, Ragnar di Vikings. Ok. Perché farò finta di aver visto Vikings. Va bene. Bellissimo, hai fatto un ottimo lavoro. Ti ringrazio. Davvero. È una serie, sì? Sì. Ottima serie. È un vichingo. L'avevo intuito. Grazie. Pensa se ci avessero scambiato di ruoli e a me mi avessero fatto doppiare Zac Efron. Adesso voglio vedere come fai Zac Efron. Però tu poi fai Zamasu. Ma io Zamasu non lo conosco. Zamasu ce l'ho tatuato qua dentro. Ma non è sufficiente. Visivamente ce l'ho presente. Perché... molti fan volevano la tua voce. Ah, ecco, vedi. Perché si presta molto. Se io avessi diretto Dragon Ball, e quando dirigo io non mi metto mai nei personaggi perché mi piace avere una visione esterna. Certo. Io ti avrei messo su Zamasu. Ah, vedi. Grazie. Perché è uno psicopatico che vuole sterminare la razza umana. Ci perché sta. Non merita di vivere. Come ti ricorda me. Qualcuno? Ecco. Se io avessi dovuto doppiare Zac Efron, sarebbe stato: cantare con te è stata la cosa più bella delle mie vacanze. Tu hai detto questa frase, davvero? Senza che vacanze. Senza vacanze. Tu immagina, ti do la visione, no? Un essere divino, perché è una divinità, molto pieno di sé, okay. Che parla a tutti dall'alto verso il basso, che si annuncia. Questa è la battuta. Leggetela una volta nella mente, secondo me è perfetto. Il mio corpo è invulnerabile. Il mio corpo è superiore. Il mio corpo ha una potenza degna di chi io rappresento. Zamasu. Dici che è lui? Zamasu. Cioè, così a buio, senza conoscerlo, ha fatto. Io ho immaginato solo Zac Efron, perché secondo te io ho visto High School Musical. Ero già grandicello. Bello che hai fatto una lezione su come non si fanno le cose. Io non sto insegnando a loro. Vabbè, no, certo. Sto dilaniando. Però adesso voglio vedere come l'hai fatto tu. Sono curioso. Lo mettiamo qui. Il mio corpo è invulnerabile. Il mio corpo è superiore. Il mio corpo ha una potenza degna di chi io rappresento. Buono. E adesso però arriveremo ai tre grandi consigli. Sei la voce che ha creato, secondo me, più movimenti di ormoni, no, nelle adolescenti. Tra Draco, Lai, Zacchè, porca miseria, dove passi tu, passa il mocio. Oddio mio. Flavio, io vorrei... da parte tua, non a me ovviamente, ma al pubblico, le tue perle di saggezza, i tuoi tre consigli per poter usare la voce per conquistare una ragazza. Bene, sono la persona migliore per fare questa cosa. Ma sì, l'avrei conquistata Valentina in qualche modo. Ma certo non con la voce, l'ho conquistata in altri modi, insomma. No, diciamo che capito, la voce è uno strumento, è uno strumento che sicuramente può aiutare, ecco. Allora, i miei tre consigli sono: non camuffate la voce, non fate questa cosa così perché è ridicola, si capisce subito che è finta e poi dall'altra parte, che sia un uomo o una donna, scoppiano a ridere, quindi no. Cercate di usare i toni bassi, ma i toni veri, non una voce ricercata o artefatta, ma cercate di essere voi stessi, banalmente. Credi direi. Sempre in te, sì. Aggiungi i tuoi sogni. Esatto. Crederci sempre, arrendersi. Sì. No, quella era. Com'era? Cosa? Cantare con te è stata la cosa più bella, più bella dell'estate. Dopo questi tre consigli, sono sicuro conquisterete tutte le vostre compagne di classe. Porca miseria. Se non sono loro, tante volte magari è la bidella. Flavio, grazie mille di essere stato grazie mio ospite. La telecamera è tua. Dici cosa stai facendo oltre al doppiaggio in questo momento nella vita. Beh, oltre a questo, ho iniziato un percorso con dei ragazzi fantastici sul canale di Mox Chronicles. Un canale che, diciamo, si occupa interamente del gioco di ruolo. La prima campagna è online. E quindi, se vi piace il gioco di ruolo, avete voglia
voglia di seguirci, ci fa piacere perché ci stiamo mettendo tanto amore e tanta passione. Io vi lascio tutti i link in descrizione, in grafica e tutto quanto, andate a seguirli perché volete seguire una campagna di gioco di D&D. Ruolo con dei doppiatori D&D, infatti non ci sono solo doppiatori ci sono anche Kodomo che è una streamer, c'è un musicista, ci sono insomma illustratori, insomma è gente di cui l'arte sono bravissimi. Maurizio, parlare con te è stata la parte più bella di questa intervista. Bello. Forse dovevo dare consigli sbagliati però, perché finora abbiamo fatto tutto quanto. Prova a dare consigli sbagliati per conquistare una ragazza. Allora, sopracciglio alzato, voce impostata e basta.